Spostiamo a Terni per fare il punto sulla sistemazione dei profughi che sono in arrivo dall'Ucraina. Una cinquantina, le donne e bambini che hanno già trovato ospitalità. In campo ci sono prefettura e associazioni. Vediamo con Massimo Solani. Ciascuno fa un po' la sua parte, siamo tutti però anelli di uno stesso cerchio. Le associazioni di volontariato, la Caritas e la solidarietà della gente comune sono stati i primi a muoversi, ma l'accoglienza dei profughi ucraini arrivati in questi giorni di guerra a Terni passa anche dal circuito straordinario gestito dalla prefettura, un sistema normalmente tagliato sulla presa in carico dei richiedenti asilo, che ora sta modellando la propria capacità ricettiva sulle esigenze dei profughi che dopo il loro arrivo in città sono stati segnalati alla questura. La prefettura di Terni in questo momento sta monitorando le esigenze dei cittadini ucraini che non hanno disponibilità di un alloggio o che se lo hanno avuto inizialmente nei primi giorni evidentemente non lo hanno più. Una cinquantina le donne con bambini che ad ora hanno trovato ospitalità nelle strutture del circuito di accoglienza straordinaria, per lo più piccoli appartamenti indipendenti per garantire loro la privacy e la protezione necessaria. Fra loro anche un uomo, un anziano che ha potuto lasciare l'Ucraina perché non soggetto al divieto di espatrio per motivi di età. Una macchina che si è messa in moto la scorsa settimana. Il primo nucleo familiare composto da 6 elementi è stato ospitato nella giornata di venerdì pomeriggio e poi a seguire è stato ovviamente sempre successivi inserimenti. Circa 120 al momento i posti disponibili nelle strutture che fanno parte del circuito gestito dalla prefettura. Un numero che potrebbe comunque essere aumentato nel caso le circostanze lo richiedessero. È un numero che probabilmente potrebbe, non di tantissimo, ma sicuramente potrebbe crescere nella misura in cui gli enti gestori acquisiranno nuove strutture da mettere a disposizione.